E che facciamo se vengono al monastero? Ci facciamo uccidere tranquillamente? È un rischio. Ben presto quel rischio diventa realtà. Nella notte tra il 26 e il 27 marzo 1996, sette monaci trappisti, tutti di nazionalità francese, vengono rapiti da un commando di 20 uomini armati dal monastero di Notre-Dame de l'Atlante a Tibirine, in Algeria. Un mese dopo il sequestro viene rivendicato dal gruppo islamico armato che propone alla Francia uno scambio di prigionieri. Dopo inutili trattative, il 21 maggio i terroristi annunciano l'uccisione dei monaci, di cui però vengono ritrovate solo le teste. Ancora oggi non sono chiare le circostanze esatte della loro morte, come non è certo che a ucciderli siano stati integralisti islamici o piuttosto frange deviate dell'esercito algerino. Un'inchiesta riaperta 2 anni fa dalla magistratura francese prova a fare luce, impresa non facile vista la scarsa collaborazione delle autorità algerine. A 20 anni da quel brutale assassinio, il monastero potrebbe accogliere entro la fine del 2016 un nuovo gruppo orante. Lo ha anticipato in un'intervista al quotidiano francese La Croix il vescovo gesuita di Costantina e Ippona, Paul Desfargé. Ad aprile un pellegrinaggio a piedi da Algeria a Tibirine alla presenza dei familiari dei monaci celebrerà i 20 anni del massacro degli uomini di Dio, il cui martirio è raccontato nel toccante film del 2010 del regista francese Xavier Beauvoir. Non ho nemmeno paura della morte, sono un uomo libero.